Tra cori e striscioni non sono mancate le proteste per l'arrivo del ministro Salvini in una Trieste quanto mai blindata. Già al mattino, quello che doveva essere un semplice presidio per fare volantinaggio in Piazza Libertà di fronte alla stazione, si è trasformato in un corteo non autorizzato per le vie del centro, con tanto di fumogeni. Promotrice della protesta la rete Trieste antifascista e antirazzista, i cui esponenti hanno cercato di raggiungere Piazza Unità, luogo del summit con Salvini. Le forze dell'ordine, in massa e in tenuta antisommossa, hanno però puntualmente respinto tutti i tentativi, prima sulle rive, poi nelle strade del centro. Non sono mancati gli spintoni per contenere i manifestanti, alcuni dei quali hanno cercato di nascondersi nei negozi o di correre per seminare la polizia. Il corteo si è quindi dissolto, ma qualche manifestante è arrivato alla spicciolata davanti alla sede della regione e a quella della prefettura. Così, quando Salvini si è spostato da un palazzo all'altro, è stato accompagnato dai cori di protesta. La stessa rete Trieste antifascista e antirazzista ha dato vita nel pomeriggio a un presidio statico in Piazza della Borsa. Anche il Partito Democratico è sceso in piazza, con presidi sui 15 valichi confinari tra Trieste e la Slovenia, per esprimere la propria contrarietà al ripristino dei muri e quindi a quello che sarebbe un dannoso ritorno al passato.